Si premiano le attività, quelle sotto casa, quelle storiche, ma anche le associazioni e il mondo settoriale. Sì, si dà un giusto riconoscimento rispetto all'attività che viene portata avanti professionalmente da queste piccolissime attività e per queste associazioni, organizzazioni che riescono a dare un valore importante anche da un punto di vista sociale e da un punto di vista economico. E ci sono anche dei riconoscimenti alla memoria. E sono diversi anni che noi svolgiamo questo premio, diamo valore soprattutto alle persone, perché i nostri operatori, prima di essere operatori, sono persone e vengono riconosciuti e all'interno delle proprie attività, pensiamo solamente al negozio di generi alimentari piuttosto che al piccolo bar o al ristorante, e svolgono un ruolo sociale importante nelle nostre città, nella nostra comunità. Possiamo dire che sono le persone che fanno l'attività, che le rendono accoglienti, le rendono, diciamo così, di casa. Sì, infatti noi da diversi anni insistiamo con uno slogan: compra sotto casa, compra nel piccolo negozio, fai crescere la tua città, fai vivere la tua città. Sono assolutamente le persone che con la loro, diciamo, accoglienza, professionalità e anche con la loro storia riescono a farci percepire anche un'immagine di città. E pensiamo solamente a un turista: quando arriva un turista magari non parla con il sindaco della città, ma magari parla con il cameriere. In quel momento anche il cameriere sta rappresentando la nostra città, e bisogna infondere anche questo senso di appartenenza e in modo che si possa esprimere ed esternare nel migliore dei modi quello che è anche quella che è la storia e quello che è anche l'orgoglio di essere crotonesi. Compra sotto casa, insomma, qual è lo stato di salute dell'economia in città? Ma si aspetta sempre il Natale per cercare di rifarsi di un'annata balorda. È normale che le vendite online ormai da diverso tempo esprimono una concorrenza importante rispetto a quelli che sono i nostri negozi e soprattutto i piccoli negozi. Quindi la concorrenza è tanta, i piccoli negozi soffrono e soffrono da diverso tempo, però i piccoli negozi danno tanta occupazione. Non ce lo dimentichiamo. Io direi così: dopo il grande evento di Capodanno, forse è occasione per ripensare a Piazza Pitagora affinché il centro di Crotone possa ridiventare protagonista come tantissimi anni fa. Ma noi da tempo ci spendiamo per lanciare un messaggio importante per quanto riguarda la rigenerazione urbana, creare dei luoghi. Oggi abbiamo dei non luoghi, allora la necessità o l'opportunità invece di creare degli attrattori per riprendere quello che è il passeggio, allora quello diventa assolutamente fondamentale. Le vendite online non possono mettere in crisi, secondo lei, le attività sotto casa? Ma le vendite online hanno già messo in crisi le attività sotto casa e non solo quelle sotto casa. E il problema principale per quanto le riguarda è la necessità che si adeguino da un punto di vista fiscale a quelle che sono invece quelli che sono gli obblighi inerenti alle piccolissime attività. E quindi, perché lì si configura una concorrenza, e non dico sleale, ma manca poco perché lo sia.